Care lettrici, cari lettori, ben ritrovati qui su Gocce dei Libri, io sono Daniela e oggi è tempo di recensioni. Ebbene sì, de dedicheremo tutto il video a delle figure femminili vissute nel Novecento, alcune di finzione e alcune realmente esistite. Voglio iniziare subito parlandovi di una donna, di Sibilla Aleramo. Io ho avuto grandi difficoltà a prepararmi per raccontarvi di questo libro perché la mia percezione, i miei ricordi risalivano agli anni 70 quando vidi lo sceneggiato televisivo con Giuliana Dessio sulla Rai. Era una produzione in bianco e nero addirittura e disponibile su Rai Play. A proposito, se siete curiosi, ho iniziato a guardarla. I miei ricordi di allora si discostano un po' da quello che è il libro. Ma non perché è diverso lo sceneggiato, proprio perché io avevo carpito probabilmente delle altre energie guardando lo sceneggiato. Mi ricordavo una donna forte, determinata, che insomma non guardava in faccia a nessuno perché voleva raggiungere i suoi obiettivi. Ma leggendo questo libro, in realtà ho sentito tanto dolore in questa donna e non è stato facile arrivare ad ottenere questa indipendenza, questa libertà. E alcuni traumi anche familiari che l'hanno scossa, l'hanno sicuramente indebolita e le hanno anche fatto prendere delle decisioni sbagliate. Ida, la protagonista, ha un rapporto bellissimo con il padre, con cui parla di qualsiasi cosa, politica, la vita, e sembra un padre molto progressista perché la fa studiare, la incoraggia e addirittura accetta quando Ida gli propone di lavorare per lui, perché lei aveva quest'idea di indipendenza, non si voleva sposare, voleva lavorare, voleva diventare giornalista, scrittrice. E quindi il padre la accontenta ed è anche molto contento di appoggiare i progetti della figlia. E al lavoro fa amicizia con questo impiegato e non mi ricordo chi è stato a farle arrivare la voce che il padre aveva un amante. La madre di Ida soffriva di questo trasferimento perché da Milano loro erano partiti per il sud e per il lavoro del marito e quindi la madre non ha mai diciamo accettato di buon grado questo cambiamento. Probabilmente si sentiva persa senza la famiglia vicina, amicizie, non si sa, non è ben chiaro nel libro e si richiude sempre più in se stessa. Con la madre Ida anche ho un rapporto non molto intimo perché proprio da ragazza forte e indipendente anche non capisce bene questa arrendevolezza, questo fare un po' succube della mamma e che tiene molto dentro e non si apre, ecco. Quindi Ida prende come modello molto di più il padre. Però questa rivelazione che lui ha un amante sicuramente sconvolge la vita di Ida in maniera molto subdola in realtà, perché forse per ribellione, non si sa come, decide di sposare questo impiegato. Il padre ovviamente non è d'accordo, quindi i rapporti tra Ida e il padre diventano sempre più critici. E poi purtroppo Ida, questo matrimonio è stato sicuramente non quello che si immaginava perché il marito è molto geloso e infine lei si sente un po' in trappola. Arriva un figlio che ama la follia e forse è stato anche l'amore per il figlio che le ha fatto anche accettare molte umiliazioni da parte del marito che non la lasciava libera. In questo rapporto di alti e bassi, purtroppo più bassi che alti, Ida cerca
una piccola soddisfazione a livello professionale e anche d'accordo col marito riescono a trasferirsi a Roma per un periodo dove lei può lavorare a un giornale, ma poi sono costretti a rientrare e lì insomma le cose degenerano perché lei capisce che per arrivare alla sua indipendenza dovrà rinunciare anche al figlio perché insomma, non era possibile per lei lasciare la casa del marito e avere anche il figlio con sé perché ovviamente le leggi all'epoca non lo permettevano. E Ida prende questa decisione drammatica e che mi ha veramente scioccato perché qui si pone un grande quesito, no? Perché quando si hanno dei figli, poi abbiamo la responsabilità di questi figli. Però non mi sento di giudicare perché io, non essendo madre, mi immagino madre e non lo so se potrei mai abbandonare i miei figli che sono non ancora degli uomini formati, diciamo, ma che hanno bisogno delle figure paterne, materne e quando possibile. E lei riesce a prendere questa decisione di abbandonare il figlio, di lasciarlo col padre e di partire per Milano e fare la sua vita. E con il pensiero che forse un giorno il figlio capirà e quando sarà adulto la comprenderà e questo libro lo ha scritto per lui così che possa capire quello che lei ha passato e perché ha preso quella decisione. E forse anche con l'esempio della mamma, che la madre non ha abbandonato la famiglia nonostante la sua estrema infelicità, però alla fine lei è finita in una casa di cura perché dopo aver tentato anche un suicidio, la sua salute mentale è deteriorata. E forse questa è stata la molla scatenante per Ida che l'ha portata alla decisione di abbandonare anche il figlio. E quindi sì, io l'ho trovata una scelta molto coraggiosa e drastica, e certo che poi chi ne fa le spese sono i figli, quindi non è così semplice dare un giudizio, un'opinione. La mia è proprio una sensazione, no? Di pesantezza. Io non so se riuscirei a togliermi questa responsabilità e a fuggire via. E quindi ho sofferto tanto per questa decisione sua. Lei ha amato questo figlio alla follia e quindi mi sono ritrovata sotto shock quando lei alla fine ha deciso di partire. E ho dovuto un po' metabolizzare questo libro, che è stato uno dei libri che ho comprato al mercatino in febbraio, quindi sono contenta di essere riuscita a leggere uno dei libri che ho comprato qualche mese fa. Sapete che io non amo avere libri non letti, acquistati e non letti, e quindi cercherò di leggerne uno al mese, ma questo maggio sarà molto difficile. Ed ora vi lascio alle altre recensioni dei libri con donne protagoniste. Questi sono stati i libri letti in aprile e girati. Ovviamente ogni video è stato girato poco dopo la lettura. Ci vediamo dopo per i saluti. La Portalettere di Lorenza Giannone È un bellissimo romanzo storico, una storia di emancipazione femminile e anche una vincente saga familiare. Siamo nel 1934, la nostra protagonista Anna, che viene descritta bella come una dea greca, con il marito Carlo, arrivano in un paese del sud del Salento, che è il paese originale del marito.
Anna è molto preoccupata per questo trasferimento. Lei, donna emancipata, deve assoggettarsi forse alle regole del sud, della donna del sud, che le vede casalinghe senza lavoro, eccetera. Quindi lei è molto preoccupata da questo trasferimento e non lo nasconde, perché Anna è una persona che dice sempre quello che pensa, e anche per questo forse il marito gradisce, insomma, l'apprezza per quello. Lui, avendo vissuto al nord, forse si è un po' scrollato di dosso quelle aspettative che magari all'epoca gli uomini del sud avevano sulle donne, sulle loro mogli. Allora arrivo in paese, ad aspettarli c'è il fratello di Carlo, Antonio, che è un po' intrappolato in un matrimonio non proprio appagante, ma è super innamorato della figlioletta, che si affezionerà tantissimo alla nuova zia Anna. Antonio si invaghisce immediatamente di Anna e con lei nel corso degli anni instaurerà una relazione, diciamo, intellettuale, un po' un'affinità elettiva tra di loro, perché si scambieranno opinioni su libri e insomma anche su alcuni temi sociali, come appunto l'emancipazione femminile, tanto cari ad Anna. E Anna, nonostante deve prendersi cura del piccolo Roberto, figlio avuto con Carlo, non starà con le mani in mano e appena se ne presenta l'occasione, con un concorso alle poste, fa domanda per diventare portalettere e viene assunta. Anna è molto felice di questa nuova indipendenza e nonostante, insomma, qualche malelingua, qualche persona che storce il naso in paese o anche viene anche un po' derisa, perché insomma non è una posizione che sia mai stata occupata da una donna in quel paesino, Anna in realtà diventerà per 20 anni il filo conduttore invisibile tra gli abitanti del paese, consegnando lettere degli immigrati, aiutando anche chi non riesce a leggere le lettere che arrivano, e consegnando missive di amanti segreti e storie che comunque coinvolgeranno anche il lettore, perché tutti questi personaggi a cui lei consegna le lettere diventeranno un po' delle comparse nel libro e le storie si intrecceranno. Anche il marito Carlo ha dei grandi progetti per il suo ritorno in paese e infatti, anche senza consultare la moglie, che comunque l'appoggerà, decide di avviare un'azienda vinicola con grande successo, tra l'altro, e poi aspirerà anche a ruoli molto molto importanti in paese, ma troppe cose non ve le svelo. Questa storia attraverserà anche la Seconda Guerra Mondiale, anche se nel libro c'è un salto temporale, quindi ci sono pochi riferimenti a quel periodo, e ritroviamo i protagonisti nel dopoguerra e diciamo che Anna non paga del suo ruolo emancipato di postina, ha un'idea in mente che è quella di creare una casa per le donne, un rifugio. Dove le donne che hanno subito abusi o che sono impossibilitate a mantenere loro e i loro figli, anche vedove dopo la guerra, eccetera, lei trova un modo per creare appunto questo spazio anche con l'appoggio e l'aiuto del suo fedele amico Antonio. Le storie di queste donne poi avranno anche un ruolo abbastanza importante, specialmente una di queste, Giovanna, che diventerà anche una grandissima amica di Anna. Con la trama mi fermo qui. Ora le mie sensazioni, che sono state molto molto positive, le aspettative che avevo su questo romanzo sono state ampiamente superate. Anna è sì la protagonista, è diciamo la forza trainante del romanzo, ma tutti i personaggi, anche diciamo le comparse o quelli che hanno ruoli minori, perché ci sono stati dei personaggi che hanno una rilevanza importante,
importante, ma di cui non vi ho parlato, sono comunque tutti personaggi molto ben descritti, che rende questo romanzo veramente un romanzo corale e la sua lettura molto armoniosa e scorrevole. Io mi sono molto molto appassionata. Per chi non lo sapesse, l'autrice è stata ispirata a scrivere questa storia quando ha ritrovato il biglietto da visita di sua nonna, che era appunto portalettere. Quindi sicuramente è stata di grande ispirazione la storia della nonna. Non so quanto del contenuto del libro sia reale, però insomma è bello fantasticare e di riportare in vita il personaggio della nonna. Penso che renda il tutto molto più godibile il fatto di pensare che Anna sia veramente vissuta. Un bel bel romanzo che vi consiglio di leggere per chi ama le saghe, per chi ama le storie di donne forti, e sicuramente questo libro fa per voi. La ragazza di Teheran di Marianne o Marjane, non so come si pronuncia, Kamali. Allora, io non sono romantica, ma con questo romanzo mi sono molto molto emozionata, l'ho sentito molto nelle mie corde e l'ho sentito vicino a me, perché in questo particolare momento storico, e anche andando indietro, insomma, nella storia dell'Iran e delle donne dell'Iran, c'è tanta sofferenza e che io trovo veramente ingiustificata, inaudita. E anche se la nostra protagonista per fortuna non sarà vittima di quei tipi di soprusi, anzi ha un padre veramente vicino alle donne e molto progressista, e di cui vi leggerò alcune cose che dice, e poi questa familiarità l'ho ritrovata quando la nostra protagonista Roya viene mandata in California a studiare, e nelle zone insomma a me vicine, quando abitavo nella Bay Area, e quindi ritrovare i luoghi dove ho vissuto ovviamente rende questo romanzo una perla rara per me. Della trama non voglio raccontarvi molto perché è talmente ricca di colpi di scena che poi potrei anche fare degli spoiler che non sono consigliati in questo caso. È vivere proprio il romanzo. Quello che vi posso raccontare sono i personaggi. Come dicevo, appunto, il papà di Roya, a cui arriveremo fra poco, e poi c'è Baham, che è questo innamorato e futuro sposo di Roya, che è un grande sognatore alla fine, perché vuole cambiare il mondo e questo un po' lo metterà nei guai. E poi c'è questo signore che fa il libraio, che ha una cartoleria, che è il posto dove si incontreranno, si conosceranno Roya e Bahman, e però che avrà un ruolo ben più importante, che si scoprirà poi all'interno del romanzo con l'andare avanti della storia. E poi c'è questa mamma, la mamma di Bahman, quella che sarà la disturbatrice di questo amore molto forte tra i due giovani. E è veramente intenso. Voglio leggervi una parte perché per darvi l'idea di qua, io quando ci sono gli uomini femministi gongolo. Quindi si discute molto anche di politica in casa di Roya, e sia il papà che la mamma erano molto progressisti. Infatti qui nel libro si legge: le opinioni illuminate di Baba e Mamà erano criticate con sdegno dai membri della famiglia più tradizionalisti. Ma cosa gli passa per la testa? Sibilavano le zie in cucina, rivolte a Mamà, di lasciare andare le figlie dappertutto senza un accompagnatore. Maman era ormai abituata a liquidarle con una risata. Aveva smesso di portare il hijab non appena lo Shah Reza aveva abolito il velo per le donne negli anni 30. Aveva accolto con favore le riforme per l'emancipazione femminile, anche se i suoi parenti più religiosi non vedevano di buon occhio l'adozione di usanze straniere da farangi. Maman e Baba avevano mandato le figlie alla migliore scuola superiore femminile di Teheran. Ogni mattina, mentre Maman metteva il tè in infusione, le due sorelle si preparavano per la giornata.
Roya si limitava a lavarsi la faccia e a legarsi i folti capelli scuri con due trecce lunghe. Zari, invece, si dava un po' di rossetto e sistemava tutta orgogliosa la sua chioma ondulata che si era fatta avvolgendo le ciocche in striscioline di carta da giornale. Quindi c'era un po' di vanità nella sorella. Che dolci, quando si potevano mostrare i capelli. E poi c'è un altro passo del libro che vi voglio leggere, quando siamo al punto della storia in cui i genitori, e soprattutto il papà di Roya e sua sorella Zari, decidono di mandarla a studiare in California. E ovviamente mamma ha un po' di perplessità perché ha un po' paura per le figlie, no? Insomma, non è dietro l'angolo. Il papà dice: "Ma sono tempi moderni, le donne possono andare a studiare all'estero proprio come gli uomini, gli europei lo fanno, gli americani lo fanno. Noi cosa siamo? Retrogradi? No, che non lo siamo. E perché dovrebbero essere solo le ragazze ricche? C'è un programma speciale, il mio capo è disposto a dare una mano. Mi ha già aiutato moltissimo, suo figlio ha seguito questo programma. Sarete delle pioniere, figlie mie. Pensate a cosa significherebbe, a che opportunità sarebbe, un'opportunità senza precedenti. Quando vostra madre e io avevamo la vostra età, se qualcuno ci avesse detto che le giovani iraniane potevano andare a studiare nelle università americane, sapete cosa avremmo detto? Che erano pazzi furiosi, borbottò mamma. Sì, cioè no, saremmo rimasti senza parole, orgogliosi, penso. Ecco, questo padre meraviglioso che la vedeva lunga, e che non aveva paura delle donne. Fondamentalmente questo è un romanzo, una storia d'amore, prima di tutto, ma è rilevante perché è ambientato in un periodo storico drammatico, importante, perché insomma conosciamo quello che poi è successo quando lo scià ha dovuto lasciare il paese. E i personaggi qui sono davvero indimenticabili. E forse per il mio proprio attaccamento emotivo potrei dare a questo romanzo anche 6 stelle, se fosse possibile. L'ho amato tantissimo. Un'altra lettura fortunata di aprile è stata I Goldbaum di Natasha Solomons, un'autrice che io avevo amato moltissimo in Io Monna Lisa, che è stata nella mia top 10 dello scorso anno. E ho ritrovato lo stesso stile avvincente e scorrevole di Mona Lisa, è avventuroso e mi è piaciuto molto questo romanzo. È la storia di Greta, questa ragazza che cresce in questa famiglia di finanzieri molto potenti, i Goldbaum appunto, ed è una storia, la scrittrice è stata ispirata in realtà dalla famiglia dei Rothschilds, che erano dei grandi finanzieri e anche grandi amanti dell'arte. E la storia di Greta e della sua famiglia, perché incontreremo insomma un po' di Goldbaum sparsi per l'Europa, inizia nel 1911. Se vi ricordate quando ho parlato di questo libro in un video di prossime letture, la cosa curiosa era questa usanza della famiglia Goldbaum di sposare i suoi figli sparsi un po' per tutta Europa, come dicevo prima, con altri Goldbaum e crescere dei piccoli Goldbaum proprio per rinvigorire questa dinastia. E infatti Greta accetta di sposarsi con loro vivono in Austria, con un cugino inglese che in realtà non ha mai neanche conosciuto, quindi insomma un appuntamento al buio a cui si assoggetta, nonostante Greta non sia una donna, una ragazza così docile, perché in realtà è la ribelle di famiglia, però capisce l'importanza, insomma, non avendo probabilmente messo gli occhi su nessun altro, diciamo che accetta di buon grado, tra virgolette, questa imposizione familiare. Fatto molto curioso perché in realtà Albert
ha sì una fama di essere una persona molto cortese, educata e anche un po' avvolta nel mistero, quindi sembra che a chi chiede notizie di come fosse, di come sia questo futuro marito, le risposte sono sempre molto formali, no? Che comincia un po' a preoccuparsi. E poi anche questa personcina non si presenta neanche alla festa di fidanzamento, quindi a questo punto in Greta nasce la sensazione che forse lui non sia molto contento di sposarsi. Quando poi si incontrano a Parigi, sì, c'è questo incontro. Lui è una bella persona, distinta, anche bello, però rimane un po' freddo, ecco, insomma. E infatti il matrimonio, diciamo che non parte, felicemente, perché ovviamente loro, non conoscendosi prima e avendo entrambi dei caratteri molto forti, diciamo che, ci mettono un po' per ingranare, quindi avranno un po' di difficoltà all'inizio. E la storia però ha un sacco di altri protagonisti, c'è il fratello di Greta Otto, c'è un altro cugino francese di Greta, si chiama Henry, che è un po' più un libertino perché in realtà lui ha una relazione con un'attrice che purtroppo non può sposare perché non è una Goldbaum e quindi insomma ci sono un po' di stravaganze da parte sua e che insomma lo porteranno un po' a delle decisioni non facili. E poi c'è la nuova famiglia di Greta, che è ovviamente costretta a spostarsi in Inghilterra e vivere in Inghilterra, nella proprietà della famiglia Goldbaum. Ha questo rapporto abbastanza buono con la suocera, che sembra anche molto più affettuosa della madre, da quello che si ricorda. Greta, la madre, non ha avuto mai troppi slanci affettuosi nei suoi confronti. E questa suocera, diciamo che riesce a capire che il matrimonio non sta avendo grande successo e cerca di regalare a Greta un diversivo e le chiede di occuparsi di una parte di questi giardini immensi che la famiglia aveva a disposizione nella loro tenuta, insomma. E Greta prima un po' così disinteressata, però poi alla fine inizia a intrigarsi di questo progetto e ne è insomma poi molto coinvolta e seguirà insomma però una sua idea, non diventerà proprio un giardino inglese di quelli doc che conosciamo tutti, insomma. In qualche modo lei doveva mostrare qualche lato del suo carattere non così convenzionale, insomma. Piano piano però i rapporti con Albert miglioreranno, anche se la loro relazione affronterà alcune difficoltà, queste anche purtroppo conseguenza dello scoppio della Prima Guerra Mondiale. Mi sono piaciuti anche molti riferimenti storici a personaggi realmente vissuti. Per esempio, prima del matrimonio, Greta incontra Emily Flöger, che era sì l'amante di Gustav Klimt, ma era anche una stilista di moda e mi è piaciuto molto questo episodio in cui le due si incontrano e la stilista chiede a Greta di visitare il suo atelier perché era curiosa di farle provare degli abiti. Infatti Greta era molto incuriosita, allora si portavano ancora i busti per insomma schiacciare la vita insomma e far risaltare altre parti del corpo. E Greta in quell'occasione era molto affascinata dall'abito portato da Emily Kluger, che in realtà era senza bustino, era molto leggero, molto morbido, e lei si era invaghita di questa nuova possibilità di indossare degli abiti che non fossero così scomodi, no? Da indossare. E quindi Emily le regala questi abiti quando Greta visita l'atelier e le chiede soltanto di indossarli, cosa a cui la madre di Greta inorridisce, quindi le chiede: ma riportali indietro, invece
Greta si impunta perché amava molto gli abiti e decide poi in realtà di pagarli così. In quel modo la madre non poteva mettere più becco perché è stato un acquisto preciso, insomma. E quindi, insomma, il libro poi fa riferimento anche a molti problemi politici, finanziari dell'epoca, perché questa famiglia, come probabilmente sono stati i Rothschild, per l'Europa al tempo della prima guerra mondiale, e i Goldbaum vengono un po' in aiuto del governo inglese con dei prestiti, perché loro insomma erano dei famosi banchieri, ma ci sono anche poi i primi sentori pre-guerra, no? E quindi queste rivalità e queste tensioni tra l'Austria, la Russia, l'Inghilterra, poi si mette in mezzo anche l'America, tanto per cambiare, quindi viviamo anche il momento storico che credo sia molto importante. Una cosa di cui non ero al corrente, ignorante io, era che comunque gli ebrei erano già un po' visti male prima ancora che scoppiasse la prima guerra mondiale, e quindi erano un po' ghettizzati già in Russia, e in qualche modo, appunto, loro, i Goldman, sono una famiglia ebrea. E cercano il modo per facilitare una liberazione, insomma, quindi comunque ci offre degli spunti storici molto importanti, e le avventure della famiglia sono davvero avvincenti. Io mi sono davvero appassionata alla storia di tutti. Se amate le saghe familiari arricchite da un contesto storico importante, questo è un libro che fa per voi. Con le donne non ci si annoia mai, eh? Che ne pensate di questi titoli? Vi aspetto nei commenti. Io vi ringrazio per l'attenzione e per il supporto, e vi ricordo che tra pochi giorni uscirà un nuovo video e il nuovo format reading vlog per me, dove vi parlerò di un'altra donna fantastica che è Caterina. Il sorriso di Caterina è il libro raccontato da una magistrale penna, e quella di Carlo Vecce. Quindi non vedo l'ora di condividere questo primo reading blog con voi. Ci vediamo prestissimo. Nel frattempo, buone letture a tutti!